Buongiorno a tutti. Allora, siamo qui con la grammatica dell'Hamlin, capitolo 14. Introduciamo questa nuova formula dei perfetti. La nostra grammatica, parlando del perfetto, appunto, riporta le forme al perfetto terza maschile singolare, quindi li chiama cam e ba, i verbi. Però vedete, nella spiegazione della grammatica, che io lascio leggere a voi, ok? Diamo per presupposto che il nostro è un corso, questo corso su YouTube serve per integrare uno studio già fatto, quindi aiuta ad approfondire, non serve che si rilegga la grammatica che potete già aver letto o avete già visto, ma semplicemente la rivediamo. E allora praticamente questo linguaggio è già un modo nuovo di affrontare questi verbi, nel senso che le grammatiche più moderne appunto le chiamano verbi vuoti, verbi cavi, ok? Dipende dalla traduzione della formula inglese che è hollow verbs. E quindi il verbo cavo vuol dire che in verità il classico triconsonantico non è un triconsonantico, ma abbiamo solo due consonanti. E la seconda consonante, ok, è particolare e infatti nelle vecchie grammatiche classiche che bisogna comunque conoscere perché la maniera appunto le scansioni, le indicazioni, gli stessi dizionari funzionano sulla vecchia classificazione, di fatto ecco, sono importanti perché appunto ci permettono poi di risalire alle radici del verbo, che tradizionalmente appunto erano i verbi cum e bo, cioè verbi di seconda vav, ok? E infatti anche la grammatica ve le riporta appunto scrivendoli in questa maniera. In the standard lexicon, nei lessici standard dell'ebraico biblico, insomma, cam e ba sono elencati sotto l'indicazione cum e bo perché bisogna indicare il triconsonantico. Ok? Quindi questa è l'indicazione che abbiamo qua. Questa cosa del triconsonantico è utile perché ci permette anche di fare le ricerche nel modo corretto, quindi se posso, vedete, ogni tanto cercherò di integrare l'uso del Bible Works che comunque per noi è fondamentale. E allora, appunto, il Bible Works ha diverse risorse, vedete, resources, e quindi vado appunto nella lista che ho aperto, vedete, e abbiamo una sezione di Hebrew Grammars, quindi sono indicate diverse alcune grammatiche. Io ovviamente lavoro sul Bible Works 10 perché, niente, perché sono diversi i Bible Works che so essere a disposizione vostri. So che diversi hanno il Bible Works 6, qualcuno all'8, insomma, ecco, ciascuno un po' si arrangia, ma bene o male credo che il funzionamento non sia diverso. Ecco, ci sarà appunto un menu risorse e all'interno di quello ci saranno le grammatiche. Niente, tra le grammatiche più importanti e più preziose c'è lo Shulchan Aruch, ripeto, ecco, nel Bible Works 10, le altre non so. Quello che mi interessa è appunto andare ai paradigmi, Hebrew Paradigms, così possiamo ogni tanto sfruttare il paradigma anche del Bible Verse, di modo che magari siamo lì che leggiamo il testo sul Bible Verse ed è più comodo lavorare in questa maniera. Ecco. Non chiedetemi di farlo grande perché adesso ognuno se lo ingrandisce, se lo gestisce. Comunque, qui vedete, si parte ovviamente con the strong verb, quindi la formula, come dire, forte vuol dire regolare del verbo, e quindi ci propone il katal, ok, che è uguale al nostro katav, scrivere, ok, katal, uccidere. Noi, per vedere la formula dei paradigmi di questa nostra lezione, dobbiamo andare la seconda yod, uvav. Ok, questa è la dizione classica, ok, di questi nostri verbi. Quindi qui abbiamo la tabella e vedete abbiamo il nostro verbo cam, ok? Però nella classificazione, come fai a classificare i verbi? Ecco, segui le indicazioni classiche che cercavano il triconsonantico e l'indicazione è il verbo appunto cam, ok? Unica indicazione che posso dare, oltre, cioè ribadisco quello che è già lì, ecco, però mi sembra sintetica, la particolarità di questa coniugazione è l'accento che non è in finale. Nel senso che noi abbiamo katav, katav, kateva, giusto? Come formula base, ok? Katal, katela, ecco, per stare con il Hebrew paradigm del Bible Works. Invece qui,
l'accento non va in finale tranne nelle seconde persone. Questo accento diverso, ovviamente poi accompagnato alla scrittura, ecco, del verbo, ci dovrebbe far capire che appunto siamo di fronte a un verbo particolare, a una classe particolare, appunto mancante della seconda consonante. La seconda consonante in verità compare facendo da vocale. Lo sappiamo già quando abbiamo fatto lo studio delle vocali, se vi ricordate, abbiamo detto che una volta l'ebraico aveva solo il consonantico, poi avevano cominciato a usare alcune consonanti come vocali, appunto il vav e lo yod, motivo per cui queste consonanti sono anche vocali, ok? Quando vengono scritte con mater lectionis in forma piena, giusto, abbiamo a volte queste consonanti che in verità con il puntino, no, diventano vocali, lunghe. Insomma, ecco, adesso c'è più chiaro il funzionamento di alcune di queste cose. Come vi dicevo, niente, proviamo appunto a leggere, quindi per vedere l'indicazione dell'accento. Quindi abbiamo kam kama, ok, vedete l'accento e quel puntino messo sopra. Quindi non, tradizionalmente avremmo dovuto leggere come kateva, katela, accento sulla finale, invece kam kama ci fa già pensare, c'è qualcosa che è di strano, ok? Kam kama dobbiamo pensare a un verbo kavo, quindi kam kama. Kamta, kamt, kamti, qui avrei l'accento anche con katavta, katavti, katta, insomma, anche lì con quei verbi non avevamo accento in finale, però invece kamu, ok, avremmo dovuto fare come katevu, accento in finale, invece kamu ci fa pensare, terza persona plurale, poi abbiamo invece gli accenti in finale, kamten, kamten, appunto come abbiamo scritto qua le seconde persone plurali, ok. E poi kamnu, la prima persona plurale per verbo kam, ok? Alzarsi, ok? Talita kum, ok? Viene da questa radice qui, ok? Esattamente. Abbiamo poi il verbo bo o ba, ok? Anche qui, se posso. Torniamo al Bible Works e appunto l'utilità, come vi dicevo, di conoscere anche l'altra scansione, cioè di chiamare questi verbi come seconda vav o seconda yod, è utile perché appunto nei dizionari, anzi lexicon, ok, Greek Hebrew Lexicons, perché per dizionari intendono il dizionario nel senso dove trovo anche la parola, che ne so, tempio, ok, ecco, Bible Dictionaries sono dizionari nel senso non in lingua originale, ok, affrontano la parola. Invece, ecco, il nostro sono i lexicons, abbiamo due lexicons in ebraico. E quindi se mettiamo dentro uno di questi due, la parola da cercare per il verbo che al perfetto fa ba, in verità è bo, nel senso che devo indicare il triconsonantico per fare la ricerca appunto nel dizionario. Ok? Quindi bo. Anche se appunto il perfetto è ba, ok? E qui ci dà forse anche un esempio. Comunque, ah sì, Vayomer Elohim Lenoach Ketz Kol Bazar Ba, certo, la fine, Ketz Kol Bazar, la fine di ogni carne, ba, Escam, è arrivata, Lefanai di fronte a me. Comunque. Niente, bello queste cose, giusto per dare voglia di studiare sempre di più il nostro ebraico. Do quindi semplicemente lettura, ma avete già il traslitterato di questo verbo bo, come dire nella formula base grammaticale ba, se lo intendiamo al perfetto terza maschile singolare. È già tutto traslitterato, quindi semplicemente lo leggo. Uniche indicazioni, vedete, è un verbo anche di terza alef. Vuol dire che quando abbiamo il perfetto tipo bata, o forse si vende meglio al plurale, batemma, abbiamo sempre un kamez, questa A lunga, perché l'alef successiva chiama la vocale lunga. Invece con kamtemma avevamo un kamez, cioè avevamo un pata, ok? Kamtem abbiamo un pata, e invece con batemma abbiamo un kamez. Comunque queste cose dovremmo già conoscere. L'Aleph attira una vocale lunga davanti a sé e non vuole sotto lo Shema crescente.
Quindi, dette queste due cose, possiamo leggere anche il verbo va sul modello di come. E quindi, con gli accenti, come abbiamo detto, che vanno in finale solo alle seconde persone plurali, abbiamo ba, ba, batha, bath, bathi, bau, bathen, bathen, banu. Queste indicazioni degli accenti mi sembrano interessanti proprio perché ci permettono poi di lavorare sulla distinzione di alcune formule. Nel senso che qui viene riportato appunto il participio. Il participio, che sono le prime cose che abbiamo fatto, è un classico, nel senso c'è il perfetto, c'è il participio maschile singolare, a cui poi si applicano la A del femminile, la IM del plurale, la OTH del plurale femminile. Insomma, praticamente il modello è regolare, tra virgolette, cioè partendo da kam come perfetto, poi abbiamo kama, che è il femminile, kamim, che è il plurale maschile, kamoth, che è il plurale femminile. Ok? Quindi cosa succede alla fine? Vedete, dobbiamo distinguere tra kama e kama. Kama è il femminile del participio, regolare, con la A del femminile, che si è aggiunta alla radice kama. Kama è la terza femminile singolare. Kam kama, ok? Così come c'era ba ba. Okay, l'accento sulla prima dice la distinzione tra perfetto e participio. Ok? Questo cioè, mi sembra un'indicazione molto utile, insomma, ecco, e tra le cose più importanti da distinguere. Haish kam, ecco, qui potremmo avere qualche problema nel tradurre una formula così, perché kam è identico sia al perfetto terza maschile singolare, e quindi si abbina bene con ish, ok? Dall'altra parte è anche il perfetto, cioè insomma è sia il perfetto che il participio, non mi ricordo più come ho iniziato la frase. Comunque bisogna far capire che sappiamo la distinzione, quindi se è un perfetto allora dovremmo tradurre al passato, se è un participio non ha sfumatura temporale e quindi potrebbe essere anche presente e futuro, insomma. E quindi appunto l'uomo si alzò o l'uomo si sta alzando. Ok, si alza, si alzerà, ok. Niente, l'unica nota che possiamo dare è appunto, normalmente la frase ebraica inizia con il verbo. Quindi diciamo che una frase così, Haish Kam, dovrebbe farci pensare più al participio. Perché normalmente la frase dovrebbe essere Kam Haish, si alzò l'uomo, eccetera, eccetera. Ok? Procediamo. Quindi ecco. Molto più probabilmente, ecco, una formula come questa, Haish Kam, dovrebbe essere una formula participiale, ok? Quindi senza la sfumatura di passato che è del perfetto. Per quanto riguarda le proposizioni, come diceva sempre il nostro caro Don Battista Cadei, niente da capire, tutto da studiare, niente, provo semplicemente a dare una lettura. Quindi mimmenni, mimmeka, mimmek, mimmennu, mimmenna. Andiamo alle forme plurali, mimmennu, che quindi vediamo è uguale per la formula noi e la formula da lui e da noi, comunque, mimmennu, mikem, mikken, mehem, mehen, mehenna, quindi da loro a queste formule possibili, insomma. Come me, camoni, scusate, camoni, Kamoka, Kamoka, Kamohu, Kamoha, Kamonu, no, era giusto Kamoni, certo c'è l'accento, scusate, la vedo piccola, comunque sì, l'accento tende sempre a stare lì. Quindi Kamoni, Kamoka, Kamoh, Kamohu, Kamoha, Kamonu, Kakem, Kaken, Kahem, Kahen. E queste formule sono interessanti anche per appunto la comparazione. En kamohu vaharetz, non c'è come lui, non c'è nessuno come lui. Queste formule qui sarebbe interessante magari vederle anche per il Deutero Isaia. Vediamo magari poi di prendere un esempio. Intanto mi ero concentrato su col. Giustamente qui ci viene indicato col yom e la differenza tra col yom e col hayom. Hayom è determinato, quindi la totalità del giorno, se usiamo quello che vedremo dopo come uno stato costrutto, cioè la totalità del giorno vuol dire l'interezza del giorno, tutto il giorno. Qui
quindi col hayom, con articolo, tutto il giorno, ok? Invece indefinito, col yom, la totalità di un giorno, cioè intende ogni giorno, niente ma lì mi sembra spiegato abbastanza bene. Col yom e col hayom, ok? La differenza tra ogni giorno, ogni città, ok? Vuole l'indefinito, invece con l'articolo è l'interezza di quella cosa, quindi tutto quel giorno, tutta la città, col ha'ir, invece col ir, ogni città. Appunto, sono andato poi a cercare un esempio classico, quindi Qoheleth 1.9 per col hadash, e quindi prendiamo un attimo appunto questa formula. Qui ovviamente è negativa perché viene negata appunto che ci siano cose nuove. Niente, sarebbe interessante questa lettura di Coelet che in qualche modo forse un po' contesta il modello, all'ipotesi, contesta forse il modello di Isaia, un canto nuovo, ecco, invece non c'è nulla di nuovo. Niente, comunque queste cose quando avremo le grammatiche le facciamo, sarebbe bello fare un lavoro di questo genere. Comunque, vedete la parte evidenziata di Coelet 1.9, leggiamo un attimo la traduzione così. Quello che è stato sarà e quel che si è fatto si rifarà, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Ecco, vedete quindi la parte evidenziata dice esattamente Ve'en kol hadash tachat hashamesh. Ok? Quindi kol hadash, ogni cosa nuova, ok? Ecco, non c'è cosa nuova, non c'è nessuna cosa nuova. Ok? Con la negazione ovviamente gli diamo un valore negativo. Continuiamo con la traduzione delle frasi consigliate oralmente. Ovviamente noi per non farlo oralmente appunto lo scriviamo, ne ho scritte due, la terza la scriviamo, insomma. Quindi egli è meglio di me. Quindi egli è meglio, egli è buono più che, giusto? Quindi dobbiamo usare questa formula. Quindi la preposizione min che è stata affrontata ci permette di fare la comparazione. Quindi di comparativi è migliore di, lo si fa usando il verbo, l'aggettivo, la forma base con la formula di comparazione, quindi buono diventa migliore. Quindi hutov, egli è buono più di, ok, quindi hutov min egli è migliore di, ok, tov da buono assume il significato di migliore, quindi hutov min menni, egli è migliore min menni di me. E quindi poi non c'è nessuno come noi, en non c'è, ok, l'abbiamo visto prima con Coelet, en col Hadash, quindi en non c'è nulla, sottinteso di fatto, però appunto, insomma, l'ebraico funziona così, non c'è nessuno, ok, visto che poi il confronto con una persona come noi, ok, quindi kamonu è semplicemente prendendo la grammatica, appunto la formula del noi con la preposizione che, okay, che faceva come il confronto camonu, ok. Quindi se andiamo a fare la frase 3, gli prese l'argento, il denaro da noi. Quindi prendere il verbo lakach. Quindi niente, più adesso me lo perde, certo. Riprendiamo lo che facciamo prima, quindi dimensione 12. 22, quindi lakach, equilibrio, egli prese, noi, quindi dobbiamo fare come sopra, min con noi, quindi scusate lo spazio, non l'ho preso perché andiamo qui in fondo, quindi mi ha perso l'orientamento. Allora, partiamo da qua. Quindi, lakach, quindi kamez, lakach, egli prese, mimmenu, giusto? Perché è da noi, o da lui è la stessa la formula, quindi comunque mim, raddoppiamento, mimmen, raddoppiamento, mimmenu, ecco il puntino.
Quindi Mimmennu, prese Mimmennu, ovviamente l'accento, bisogna mettere un accento qui sopra. Mimmennu, Lacar Mimmennu, argento con il suo, la preposizione che indica eth, insomma, il complemento oggetto, quindi eth. Con articolo hakke, raddoppiamento perché c'è l'articolo hakke con il suo accento hakkesef, e quindi f in finale si scrive così, et hakkesef. Niente, ovviamente scriverle tutte ci porterebbe via troppo tempo, quindi passo semplicemente invece a tradurre dall'ebraico. Anche qui sì, purtroppo si vede come si vede, ma niente, voi avete le grammatiche, potrete controllarlo da lì. Quindi traduciamo dall'ebraico. Quindi abbiamo Nafala Hammelech Arza, Nafala è il verbo cadere, quindi cadde Hammelech il re Arza. Ok, questo accento sulla finale ci fa capire che Erez ma variato da quel movimento A, giusto, quella A finale non accentata. Non è una femminilizzazione, ma il moto A, quindi arza. Cadde il re a terra, velocam e non si alzò, col hayom, per tutta la durata del giorno, quello, col hayom hahu, per tutto quel giorno, ad haerev, fino a sera. Samnu et hakelim al hashulchan. Samnu, è appunto il verbo sam, come viene riportato nel vocabolario. Samnu, appunto, porre, col nu, è una prima persona plurale, noi ponemmo, hakkelim sono sì, i vasi sacri, insomma, comunque i vasi, però appunto di fatto nell'idea del tempio, quindi al Hashulchan è su un tavolo, appunto un altare, comunque un tavolo del tempio, sulla tavola. Abbiamo posto quindi Samnu et Hakkelim al Hashulchan, abbiamo posto i vasi sulla tavola. Halo mezzatem otham sham, halo. La H iniziale lì, l'interrogativa, quindi halo, forse non mezzatem, non le avete trovate? Ok, là, mezzatem otham, avete trovato voi quei vasi, ok, otham, sham, là, intendendo sulla tavola. La frase numero 3, asu. Et hakelim mizahav umi kesef kihem hayu la hekal haggadol asher birushalaim. Quindi asu è il verbo asa, terza he, quindi appunto la terza consonante sparisce, però appunto asu è un verbo di terza persona plurale, fecero essi. Et hakelim fecero i vasi. Mizahav un mikesef, quindi letteralmente dall'oro e dall'argento, quindi d'oro e d'argento, ok? Il nostro complemento di materia, insomma. Quindi fecero sì, i vasi d'argento e d'oro. Chiehem, perché essi hayu fossero. La Hekala Haggadol perché fossero nel tempio quello grande, quindi nel grande tempio, Asher Birushalaim che è in Gerusalemme. Siamo alla frase numero 4, quindi Bau Haham Haira Bemis Ha Gedola Ki Lachem Hayetha Yeshua Bamil Hama. Bau è il verbo bo, appunto andare alla terza persona plurale come abbiamo visto oggi. Nella lezione, quindi andarono. Il soggetto è am, che per noi è popolo, ma appunto è un people, quindi al plurale, people are, le persone sono, quindi anche in ebraico am vuole il verbo al plurale. Quindi il popolo andò, ok? Le persone del popolo andarono, chaira,
verso la città, besimcha nella gioia gedolah, grande, con grande gioia, ki lachem chayetah, Yeshua, quindi perché a loro, chayetah, il verbo chaya, essere, la terza femminile singolare del perfetto, perché a loro era, fu, scusate, Yeshua, una salvezza, vittoria, ok, perché salvezza, vammil Hamà nella battaglia, la salvezza nella battaglia è la vittoria. Quindi siamo al versetto 5. Samnu kol hayoma velo akalnu lechem velo shattinu maim. Quindi samnu è il verbo digiunare. È nel dizionario, il nu finale ci dice prima persona plurale, quindi noi diciudammo col hayom tutto il giorno, velo akalnu lechem, questo akal mangiare, un verbo regolare, e quindi non mangiammo lechem, pane, cibo, ok? Non prendemmo cibo, velo shatinu maim. Shatta era il verbo come banà di terza re, quindi anche qui questa terza consonante spariva, come banà, banetà, banita, compariva lo yod, ok? Che invece è una vera, forse radicale di questi verbi di terza re. Però appunto ecco, shatino, quindi e non bevemmo maim, acqua. Siamo alla 6. Elle ha anashim haggarim betok haham hazeh. Elle ha anashim, la conosciamo, questi sono gli uomini, ok? Sarebbe la frase a quale poi si lega questo haggarim che è un participio. Quindi è il verbo gar, sì, che vuol dire soggiornare. Se andiamo nel dizionario di ebraico, c'è una parola che può essere interessante vedere perché è lexicon di ebraico, è la parola ger, che è appunto il ger, l'uomo che abita da straniero. Insomma, gar è il verbo, ger è il sostantivo e intende colui che soggiorna, lo straniero che abita presso di te. Questa è la classica frase che troviamo nel libro del Deuteronomio. Però ecco, niente, è un'espressione bella questa del Ger, ci sarebbe tutto il tema appunto come vengono trattati gli stranieri in Deuteronomio, perché anche voi siete stati stranieri. Niente, insomma, interessante. Comunque, qui viene usato come participio, che sono soggiornanti. Con lo stesso verbo, come abbiamo visto, kam che fa kamim, gar farà garim, quindi con l'articolo haggarim. Quindi elle ha anashim haggarim, questi sono gli uomini soggiornanti, betok haham hazeh, in mezzo a questo popolo. Allora, eccoci per l'ultima parte del nostro lavoro, cioè la scrittura dall'italiano. Quindi abbiamo le frasi. Ella non vide gli uomini che stavano venendo sulla strada verso la città. Quindi il verbo vedere, ra, e quindi ra'atha, nel senso che sarebbe come kateva, però appunto essendo un verbo di seconda Aleph, non possiamo avere lo Sheva che si pronunci insomma sotto Aleph, e quindi se andate a riprendere quella sezione di verbi abbiamo Ra'atha, quindi lo Ra'atha, ella non vide gli uomini Anashim, ok? Quindi Eth Ha Anashim, ok? E qui appunto che vengono, quindi qui abbiamo un participio, abbiamo visto dalla grammatica, quindi ba, e semplicemente dopo ba dobbiamo mettere im per il plurale, gli uomini, quindi con il suo articolo, quindi eth ha anashim ha baim,
Ok, quindi vide, ella non vide gli uomini che venivano, el Haderek, sulla strada Haira verso la città. Procedo, quindi seguiamo la seconda frase. Quindi tzaddik sono giusti, la frase dice: i giusti sono digiunanti, stanno digiunando, digiunano giorno e notte. Quindi appunto usiamo, se fosse digiunarono dovremmo usare tsam al perfetto, invece digiunano, sono digiunanti, usiamo il participio e quindi predicativo predicativo, quindi abbiamo l'articolo con i giusti sono, ok, quindi predicativo, mentre prima avevamo attributivo, infatti avevamo articolo in ha anashim ha baim, gli uomini quelli che camminano, ok. Qui invece abbiamo gli uomini sono digiunanti, quindi la frase è già predicativa, quindi tzaddik è giusto, tzaddikim i giusti, articolo ha con il puntino raddoppia, ha tzaddikim Samim, ok, quindi i giusti sono digiunanti, digiunano Yom Vallaila. Qui appunto Vallaila e non giorno e notte, Vallaila, niente, anche le note non dicevano molto, Vallaila, niente, sono andato a recuperare perché non faceva Vallaila, giorno e notte. Penso che sia appunto per questa indicazione dell'accento, essendoci l'accento, niente di fatto, questa è una possibilità per lo Sheva sotto il Vav diventare Va, ok, invece che Velaila. Niente di fatto, se andate a vedere a questa pagina, anzi, magari. Sì, ecco, purtroppo non si legge bene. Comunque, se andate in questa sezione, qui avete il punto C, se una parola finisce con la sequenza, l'accento è di solito ritratto e lo sheva viene sostituito dalla vocale piena, cui corrisponde altrove nel paradigma. Niente, ritengo che questo sia un esempio, che ha potuto seguire anche, lo sheva della nostra frase, quindi vedete la terza persona, kateva, qui è scritto male ma potete controllare sulla vostra grammatica, kateva al paragrafo appunto abbiamo detto lezione 41, paragrafo 152 e quindi vedete che diventa katava, katava, sarebbe kateva, l'accento invece si sposta, katava, vedete qui il fenomeno non è proprio identico ma era solo per spiegare perché le soluzioni usino questo elemento. E tra l'altro appunto ci ripassiamo la regola dell'accento che torna sempre utile. Sì, quindi abbiamo la terza frase. Dio ha dato a noi una grande vittoria oggi. Quindi Natan è il verbo dare. Egli diede, giusto? Egli diede l'anu. Diedi Natan Lanu, diede a noi soggetto Elohim, quindi siamo partiti con il verbo perché normalmente partiamo con il verbo. Che cosa? Yeshua Gedolah, una salvezza grande, Hayom, oggi. Abbiamo una quarta frase. Egli partì. E quindi Nasa, quindi qui abbiamo il Pata, Nasa partì verso Gerusalemme e quindi abbiamo Gerushalaim che diventa Gerushalama in quella formula che abbiamo studiato quando abbiamo fatto i moti a luogo, quindi scusate, Yerusha, ed è sempre impegnativo scrivere direttamente, Yerusha, accento, Yerusha, Yerusha Lama,
con quella A strana che si scriverà con... Dov'è quella A lì? Yerushalama. Ma ok, Yerushalama. Era sera e quindi B con il puntino, ba perché abbiamo poi ein, e quindi ein con la sua e accento, ba erev. Fatta questa frase, abbiamo la quinta, poi mi fermo perché appunto se no appunto diventa, non vi consegno più questo file. Quindi il Signore è Dio e quindi niente, il tetragramma sacro, quindi Yeh, il Vav con la A, ok, che abbiamo già spiegato perché si scrive così, comunque noi lo leggiamo Adonai. Adonai, Hu, Adonai Hu, il Signore è Dio, ok, quindi e lo, scusate la O è così, e lo, Him, Adonai Hu Elohim, sì, il Signore è Dio. E non c'è nessuno come lui, e quindi e quindi abbiamo la sua Aleph, e non c'è nessuno sottinteso come lui, e quindi abbiamo Kamohu, e quindi e poi Hu. Kamahu, però poi giustamente c'è l'accento che scriviamo così, Kamahu, non c'è nessuno come lui, e poi Baherav, sì, sulla terra e nei cieli, e quindi va, senza puntino perché la vocale precedente lo apre, va Arev, e quindi Erez diventa... Erez diventa Arez, quindi Aleph, accento, la A, appunto per lo spostamento di accento, va Arez, e quindi va Arez, uva, abbiamo il Vav, però appunto con la vocale, con la consonante V diventa appunto uva, quindi uva. Uvascia, doppia, Uvascia mai, Uvascia ma, accento, Uvascia ma, im. Ok, Adonai Hu Elohim, Ve'ena Kamahu, Va Arez, Uvascia mai. Certo. Niente, le altre frasi le rinvio appunto cioè, non riusciamo a fare tutto, penso che sia sufficiente quanto abbiamo fatto. Una piccola indicazione perché cercavo frasi sul nessuno è come te, perché in ebraico, niente, allora, e siccome non li trovavo, niente, poi mi sono fatto aiutare, insomma, praticamente giusto per dare qualche lezione sempre sul Bible Verse che può essere utile. Qui nella barra. Se cerco Kamocha, no, ecco, volevo cercare appunto Kamocha, nessuno è come te, oddio, cercavo una delle frasi del genere, però appunto se metto il punto e comincio a scrivere, quindi il Kaffa, vedete che subito me lo indico come errore. Poi ovviamente qui se comincio a cercare di mettere dentro le vocali, almeno poi la mia tastiera, poi Linux, eccetera, insomma, io vado nel pallone, cosa succede? Fondamentalmente dovevo togliere il vowel point sensitive searching, quindi se tolgo la ricerca per le vocali, ok, posso scrivere semplicemente il consonantico, che ovviamente facilita la scrittura. Metto semplicemente le consonanti, poi metto qualunque forma successiva a Kamok, ok,
Quindi se metto camoc, vengono fuori appunto formule come camoca, ok? Qui ovviamente nessuno è saggio come te, e vedete, en navon non c'è saggio, vehakam, camoca come te. Diciamo in Genesi 41-39 si parla appunto di Giuseppe che viene lodato dal faraone. E giustamente con questa formula arriviamo anche a frasi importanti e belle, ecco perché mi sembrava interessante. Camoca c'è nella famosa frase, vediamola qua così concentriamo la vista, togliamo il VTM, mettiamo la traduzione c'è così l'abbiamo già. Insomma, Camoca è la famosa frase amerai il tuo prossimo come te stesso. Quindi ve'ahavta, ok? Quindi questo è un perfetto che possiamo comprendere, ahav, il verbo ahav, ok? Il verbo ahav, che ovviamente il ta al perfetto, seconda persona maschile, quindi tu amerai le re aha, ok? Quindi tu amerai, sì, vedete, verso il tuo fratello, verso il tuo amico. Kamoka come te stesso, Ani Adonai, niente, classica frase, io sono il Signore. E quindi Kamoka, ecco, un'espressione che volevo mostrarvi. Qui vedete tutte le ricorrenze, poi appunto se provate a fare la ricerca, imparate a trovarla. Poteva essere interessante anche vedere qualche ricorrenza, ecco sì. In questo senso esiste la frase come la intendevo io, nessuno è come te, quindi Me'en Kamoka Adonai Gadol Atta, nessuno è come te, Signore, Adonai Gadol Atta, tu sei grande, insomma, niente, ecco, questa è una frase che richiama questa unicità di Dio e poi anche quella successiva. Senza appunto andare a cercare tutta la frase, la seconda parte, sì, e quindi chi, vabbè, quindi Vekol Ham Achak Me Hagoim, fra tutti i sapienti, Hakam, giusto i saggi dei popoli, ok, delle nazioni. Uve kol malkutam e in tutti i loro regni, ancora come prima, men kamoka, giusto? Non c'è nessuno come te. Sì. Michea 7,18, quale Dio come te? Ecco, l'espressione forse avevo più in mente di tutte era questa. Sì. Stavo pensando, sì, mi el kamoka, no se avon ve over al pesha, quindi vedete, quale Dio è come me? Mi el, chi è Dio kamoka, come te? Scusate, sono stanco. Quale Dio è come te? No se, il verbo sollevare, ok, nasa, che solleva la colpa, quindi che toglie avon la colpa, ve over, che va oltre al pesha, al peccato. Ok, poi qui shar è il tema del resto, lish erit, però niente, insomma, quello che mi interessava era la formula kamocha, chi è come te, un Dio appunto che perdona la colpa, e supera, che toglie l'iniquità e perdona il peccato, però appunto ecco che solleva la colpa, l'avon, e va al di là del peccato. Va bene, ecco, questa è appunto la nostra lezione 14. Continueremo con la 15. Grazie e buon lavoro anche a casa.